Il grande Schiaparotti non avrebbe mai cantato sulla scala senza che la donna Malì. Adesso veda, cantava anche Lia, no? No, qui c'entra, però mentre gli cantava Lia l'ardeva d'urla, l'ardeva, no? Allora... Il 3 settembre andrà in scena la compagnia teatrale Artakan. Ma qual è il titolo della vostra commedia e di che cosa parla soprattutto? Allora, il titolo della commedia è tutto un magna magna. E praticamente abbiamo un sindaco che è molto ambizioso e quindi dei poveri vecchietti, per soddisfare queste sue ambizioni, dovranno andare di nuovo a scuola. E però noi sappiamo benissimo che non tutte le ciambelle riescono col buco, quindi a un certo punto ci sarà un qualcosa che andrà storto e quindi vedremo come va a finire. Non ve lo dico al finale perché altrimenti poi non la venite a vedere. Assolutamente no, facciamo fare un saluto anche agli altri componenti. Siete pronti per questa estate a ritornare sul palco e a riaccendere insomma la voglia di sorridere un po' a tutti quanti? Certo che sì, e anche perché dopo un anno di fermo, cioè sì, obiettivamente proprio sì. L'emozione più grande quest'anno quale sarà? L'emozione dall'inizio alla fine, un'emozione continua, soprattutto per noi che siamo, non siamo così esperti, siamo novizi, lo facciamo giusto per divertirci, per cui l'emozione è fondamentale, deve esserci dall'inizio alla fine, e così è. Dalle prove, sì, sì, dalla redazione, dalla scrittura, è un'emozione continua, è quello il bello. Lavoriamo insieme, quindi diciamo che la commedia è di tutti, non è di uno. Partiamo da un canovaccio, poi da lì andiamo avanti, sviluppiamo, sì, esatto. Lu, quando porta via la Mondessa, c'è beda più del dovute. Da avere? Via! Sei convinta che metti corne! Oh, capirei, è spiga in gravella anche lui.